Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentate, condividete, mettete mi piace, obbedite all'algoritmo di YouTube, così ci aiutate a diventare grandi. Abbiamo superato le 1000 ore, grazie a voi, ma dobbiamo crescere di iscritti. Quindi cliccate, a voi non costa niente, per noi è benzina nel motore. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un argomento che c'è chi dice sia propaganda, c'è chi dice sia una reale minaccia per tutto il mondo creativo. Oggi facciamo un esperimento con l'intelligenza artificiale, vi giuro non so che cosa ci aspetterà, quindi non perdiamo tempo e vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Chi mi segue lo sa, ultimamente sono molto interessato allo sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood. Le motivazioni di questo sciopero sono prettamente economiche, ma un'altra motivazione che ha spinto questi artisti a scioperare è la minaccia da parte dei produttori di utilizzare l'intelligenza artificiale proprio per sostituire attori e scrittori nel processo produttivo di film e serie. Per quanto riguarda gli attori, una delle proposte che ha fatto saltare il banco delle trattative tra produttori e appunto Screen Actors Guild a Hollywood è stata quella di poter scannerizzare il corpo delle comparse e poi usare per l'eternità una loro versione digitale in qualsiasi cosa gli studios vogliano farci. Quindi letteralmente i produttori vogliono eliminare dall'esistenza di Hollywood il concetto di extra, cioè la comparsa. Ma io questa cosa la trovo veramente disgustosa, però rientra in quella disperata ricerca di qualsiasi modo da parte dei produttori di ridurre i costi di produzione. Il grande desiderio dei produttori di Hollywood oggi è quello di ridurre il più possibile i costi di produzione, perché oggi a Hollywood fa profitto un film su 10 e se continua così il Titanic va giù. Però vi lancio una provocazione: se il cinema fosse stato sempre così, cioè in passato magari con comparse di cartone, oggi gli attori non esisterebbero nemmeno. Facendo dei banalissimi esempi, Tom Hanks ha iniziato come comparsa in Bosom Buddies all'inizio degli anni 80, Morgan Freeman è stata una comparsa in The Electric Company all'inizio degli anni 70, Harrison Ford comparsa in una serie chiamata Love American Style nel 69, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt comparse in Genitori in Blue Jeans nei primi anni 90. Pensate a quante carriere non potrebbero nemmeno cominciare se davvero passasse questa ipotesi della scansione dei corpi. Un altro taglio importante che è già in atto dal 2020 ma nessuno ne parla è quello delle agenzie di casting. Già, perché nel 2020, in piena emergenza Covid, i casting in presenza non si potevano più fare. Quindi l'attore che voleva fare un provino per un film o per una serie doveva farsi un video e mandarlo alla casa di produzione di quel film o di quella serie saltando l'agenzia di casting. Beh, indovinate un po', l'emergenza Covid è finita, ma gli studios lavorano ancora così. Non pagano più le agenzie di casting per trovare gli attori, ma chiedono direttamente agli attori di mandare loro dei video. Quindi le agenzie di casting sono 3 anni che stanno lavorando poco, e anche questo è un tassello che viene tolto all'industria. E ok, per gli attori abbiamo più o meno capito quale può essere la minaccia dell'intelligenza artificiale o comunque di un eccesso di tecnologia nel cinema, ma per gli sceneggiatori qual è la minaccia che un'intelligenza artificiale può portare agli sceneggiatori? Allora, prima di arrivare a questo dobbiamo necessariamente capire la differenza tra che cosa voleva dire essere uno sceneggiatore 20 anni fa e che cosa vuol dire essere uno sceneggiatore oggi. Siamo passati da un processo produttivo che prevedeva 70-80 serie all'anno ad un processo produttivo, cioè quello attuale, che prevede la produzione di più di 500 serie all'anno. Questo abnorme aumento di produzioni ovviamente ha aperto le porte a nuovi scrittori. Quello che però questi nuovi scrittori non sapevano è che le paghe per scrivere queste nuove serie gli avrebbe permesso a malapena di pagare l'affitto. Quello che disgraziatamente ha ucciso lo streaming per uno sceneggiatore è la possibilità di fare carriera. Mi spiego.
In passato tutte le serie iniziavano a settembre e finivano a maggio ed erano composte da 24 episodi. Parlo di serie come I Sopranos, Lost, 24, Breaking Bad, Desperate Housewives, Dexter. Stiamo parlando della storia della televisione americana. Perché iniziavano a settembre? Perché negli Stati Uniti a settembre uscivano le auto nuove e le industrie automobilistiche investivano in pubblicità un sacco di soldi in queste serie. Lo sceneggiatore doveva scrivere lo script di ogni episodio seguendo uno schema ben preciso. Ogni 10 minuti, quindi più o meno ogni 10 pagine di sceneggiatura, doveva inserire un cliffhanger dove sarebbe stato messo uno slot pubblicitario. Quindi 5 slot pubblicitari in ogni episodio per 24 episodi, stiamo parlando di un sacco di soldi. Oggi le serie messe in onda via streaming non hanno la pubblicità, quindi la struttura della sceneggiatura è diventata più libera, ma questa libertà non si è trasformata in nessun vantaggio economico. Tutt'altro, perché le serie durano meno, addirittura siamo arrivati a serie da 6 episodi, quindi se prima lavoravi 40 settimane alla stesura delle sceneggiature di una serie, adesso se sei fortunato te ne danno 10. Il nucleo di ogni serie è la cosiddetta writer's room, cioè la stanza degli sceneggiatori, dove 10-20 scrittori sono seduti intorno a un tavolo, fanno brainstorming e letteralmente costruiscono la serie. Ai tempi, quando eri l'ultimo arrivato, iniziavi come staff writer, poi stagione dopo stagione facevi carriera, diventavi story editor o executive producer, fino a diventare showrunner, cioè il capo dei capi, che ai tempi prendeva $15,000 a episodio. In passato la writer's room continuava a lavorare anche durante le riprese. Gli sceneggiatori lavoravano spalla a spalla con registi e attori nell'eventualità di dover cambiare qualche scena o di dover aggiustare delle cose che magari funzionavano sulla pagina e non funzionavano sul set. Oggi la writer's room non solo è ridottissima, si parla di 4, massimo 6 sceneggiatori, ma lavora per un tempo limitato, cioè assolutamente gli sceneggiatori sono staccati dalla produzione, non hanno mai interazione con i registi e con gli attori. Questo vuol dire per uno sceneggiatore ovviamente guadagnare di meno. Per esempio, la writer's room per The Bear, che è una serie di cui abbiamo parlato in questo podcast, è durata solo 8 settimane. In passato, quando uno scrittore finiva di lavorare alla sua serie, in attesa di una seconda stagione o di entrare in una nuova writer's room, campava incassando i cosiddetti residuals. L'abbiamo già detto, ma lo ripeto per informazione, i residuals erano delle cifre che gli sceneggiatori incassavano in base a quante volte il network mandava in onda l'episodio di quella serie. Oggi gli streamings calcolano i residuals in base ad una serie di tabelle veramente assurde, non su quante volte quella serie viene rivista, ma sulla mera esistenza di quella serie in streaming. Facendomi un esempio pratico, nei vecchi network tradizionali i residuals per una replica potevano arrivare fino a $24,000. Oggi invece Hulu, che è uno streaming service di proprietà della Disney, paga agli sceneggiatori di The Bear, che abbiamo citato prima, dei residuals pari a $400 per 3 anni di presenza di quella serie online. Quindi se fate $400 diviso 3 anni, fate niente. E anche qui il disegno dei produttori è chiarissimo: diminuire i costi per cercare in tutti i modi di aumentare i profitti. Ovviamente meno sceneggiatori impiegati per meno tempo vogliono dire meno soldi. Tempi di riprese ristretti vogliono dire meno soldi. Tempi di post-produzione ristretti vogliono dire meno soldi. E poi in streaming. Qual è il problema? Il problema è che se poi uno streaming service, grazie a quella serie, aumenta i propri abbonati, come può essere successo ad Amazon Prime Video con la serie dedicata al Signore degli Anelli, agli sceneggiatori e agli attori di quella serie non va niente. Quello che non fa lo streaming è pagare il successo di un'idea, e io lo trovo angosciante, perché non prendiamoci in giro: quando una tua idea crea successo, è giusto, è etico che
quell'idea venga economicamente valutata in base al successo che ha creato. È come nello sport, è giusto che il campione venga pagato più del gregario, ma anche nell'arte è il valore economico che diamo all'opera d'arte che fa grande l'artista. O mi volete dire che Banksy vale quanto lo studentello che scrive "Viva la figa" sul muro del bagno di scuola? Quindi la situazione attuale è questa: le writers room sono già ridottissime, hanno pochissimo tempo per scrivere le sceneggiature e non guadagnano residuals, ma i produttori non sono ancora contenti di questo massacro, vogliono ridurre i tempi di lavoro ancora di più, quindi vogliono ridurre i costi utilizzando l'intelligenza artificiale. In che modo? Per esempio, prendiamo ChatGPT. Loro vogliono mettere una persona, ma anche una gallina lo potrebbe fare, davanti a un computer e chiedere a ChatGPT di scrivere un progetto di serie dando due o tre indicazioni. Chiaramente quello che creerà ChatGPT non sarà completo, ma quello che vogliono fare i produttori è dare alla Writers Room quello che ha creato l'intelligenza artificiale. Quindi si salta tutto il processo di brainstorming e questi devono semplicemente scalettare delle mini sinossi superficiali, banali quanto volete, ma che comunque sono state fatte in 5 secondi. Ecco, questo è il mondo in cui Hollywood sta galleggiando in questo periodo. Ora, in Terminator c'era Skynet. Skynet era un'intelligenza artificiale che ha conquistato il mondo prendendo comando di eserciti, armi, testate nucleari. Nella realtà l'intelligenza artificiale conquisterà il mondo rincoglionendoci di serie deficienti. E prendiamoci le nostre responsabilità, perché siamo noi pubblico che siamo complici nella creazione di questo schifo che sta succedendo, perché siamo anestetizzati dalla quantità e non capiamo più bene il concetto di qualità. Ora, sinceramente, io di intelligenza artificiale e di ChatGPT non so niente, ma ho deciso di fare un esperimento. Mi sono messo nei panni di un malefico produttore di Hollywood per capire se questa cosa è plausibile. Cioè, è davvero possibile ridurre ulteriormente il lavoro creativo di una writer's room in una serie utilizzando ChatGPT? Quindi ho chiesto all'intelligenza artificiale di scrivermi un progetto di serie in 6 episodi e adesso andiamo a leggere che cosa ha scritto. Io non ho ancora letto che cosa è uscito fuori, quindi lo scoprirò con voi e mi ci apro anche una birra perché avrò bisogno di alcol. La birra che ho scelto per questo esperimento è la Beautiful and Strange del birrificio Brewfist, è una gose, l'ho già detto, il mio stile preferito, bello dissetante, una birra al sale con i lactobacilli, quindi avevo bisogno di una birra che mi rincuorasse in un certo senso, mi ci rinfresco anche. Allora, ho dato a ChatGPT questo input: scrivi un soggetto per una serie in 6 episodi su una famiglia di scienziati che costruisce una macchina del tempo con un frigorifero. Lo so, è un'idea idiota, ma ho cercato veramente di essere più idiota possibile. Allora, ChatGPT ha prodotto un titolo, il titolo è "Il frigorifero temporale", che devo ammettere che già mi piace tantissimo. E adesso andiamo avanti con il soggetto. In una tranquilla... premetto che ci ha messo letteralmente 5 secondi a produrre tutto quello che sto per leggervi. In una tranquilla cittadina vive la stravagante famiglia Johnson, gli ha dato anche un cognome, quindi ho già paura, composta dai genitori Tom e Lisa, anche i nomi gli ha dato, e i due loro figli adolescenti Max e Emma, maschio e femmina, già diversità. Ho già paura, basta, Skynet è vero, James Cameron aveva ragione. Tom e Lisa sono scienziati di talento, specializzati in fisica e ingegneria, minchia anche le materie, ma finora le loro invenzioni non sono mai andate oltre qualche esperimento curioso. Tutto cambia quando un giorno, mentre cercano di riparare il frigorifero, commettono un errore nei calcoli e accidentalmente costruiscono una macchina del tempo. Scoprendo questa incredibile scoperta, concediamogli la ripetizione, decidono di sfruttarla per esplorare il passato e il futuro, ma anche per risolvere alcuni problemi della loro vita quotidiana. No, incredibile. Allora, mi ha fatto la divisione per episodi, quindi questo è l'incipit. Episodio 1,
il frigorifero temporale. La famiglia Johnson scopre per caso la macchina del tempo mentre cerca di riparare il frigorifero. Inizialmente scettici, Tom e Lisa fanno alcuni test e ne verificano l'efficacia. Decidono di tenere la scoperta segreta per evitare complicazioni, ma Max, il figlio maggiore, li scopre e convince i genitori a utilizzare la macchina per piccole escursioni nel passato. Episodio 2. Viaggio nell'antichità. I Johnson compiono il loro primo viaggio nel tempo finendo nell'antica Roma. Mentre esplorano le meraviglie di un mondo antico, finiscono per incrinare un importante evento storico. Devono lavorare insieme per sistemare le cose e imparano l'importanza di non interferire con il corso naturale della storia. Quindi attenzione, ChatGPT fa il character arc, attenzione. Episodio 3. Il futuro incognito. La hai anche i titoli per ogni episodio, è assurdo. La famiglia decide di affrontare il futuro per vedere come sarà il mondo tra 50 anni. Mentre si trovano in un mondo sconosciuto e affascinante, scoprono che qualcosa nel loro presente potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. Devono risolvere un enigma per evitare un futuro indesiderato. Episodio 4. L'effetto farfalla. Durante un viaggio nel passato, Emma interferisce accidentalmente con la vita di un giovane inventore. Tornati al presente, scoprono che il corso della storia è cambiato drasticamente e l'intero presente è sconvolto. Dovranno cercare di rimediare agli errori del passato per riportare tutto alla normalità. Episodio 5. Conseguenze temporali. Bevo. Mentre i Johnson si abituano sempre di più ai viaggi nel tempo, diventa sempre più difficile mantenere segreta la loro scoperta. Iniziano a sorgere complicazioni e bizzarri eventi temporali, creando un vortice di situazioni comiche e disastrose. Devono fare i conti con le conseguenze delle loro azioni nel tempo e nella loro comunità. Episodio 6. La decisione finale. Wow, lo showdown! Dopo una serie di avventure avvincenti, i Johnson devono affrontare la scelta più difficile: mantenere il frigorifero temporale e continuare i viaggi nel tempo oppure distruggerlo. Mentre riflettono sulle esperienze fatte e sulle lezioni apprese, la famiglia prende una decisione collettiva, portando ad una conclusione sorprendente e unica per la loro straordinaria avventura. Ma ChatGPT non ci dice qual è questa conclusione sorprendente, ma fa un epilogo e ci dice che nel frigorifero temporale la famiglia Johnson imparerà il valore della responsabilità scientifica e della collaborazione familiare. Allora, ribevo. Allora, da appassionato di sceneggiatura, di soggetti, io ne ho letti tanti, ho lavorato anche in televisione per produttori, è scritto male, superficiale, però è plausibile. Allora, è plausibile che questa paginetta venga data a 4 sceneggiatori e questi in una settimana tirino fuori le sceneggiature della serie. Io dico che è paurosamente plausibile. Io sono abbastanza scioccato da questa cosa. È sicuramente una cazzata. Gli ho dato un'idea stupida, ma la Disney secondo me lo farebbe. E sono mini sinossi di 4-5 righe per ogni episodio, ma secondo me uno sceneggiatore di medio talento potrebbe trasformarle in qualcos'altro. E se davvero dovesse passare questa ipotesi di poter utilizzare ChatGPT per ridurre ulteriormente i tempi di lavoro di una writer's room, io dico sti cazzi, dispiace, ma io lo trovo terribilmente plausibile. Nell'episodio precedente abbiamo visto come ogni trasformazione tecnologica abbia portato a uno sciopero degli artisti negli Stati Uniti. Quindi nel 1960 è stata la televisione, nel 1980 è stato il videoregistratore, nel 2007 è stato l'on demand. La grande differenza tra questi tre scioperi che ho appena citato e quello che è in corso adesso è che la televisione, il videoregistratore e l'on demand erano comunque dei prodotti, come può essere questa bottiglia di birra. Cioè, io posso quantificare quante bottiglie di questa birra sono state vendute. Oggi con lo streaming ho paura che questa cosa non si possa fare. Perché? Perché il frigorifero temporale è una storia scritta male, ma se uno ci mette la testa e ci lavora,
può uscirci fuori una serie che può essere anche spiritosa e divertente, ma non riuscirei mai a passare oltre al fatto che il soggetto di questa serie sia stato creato in 5 secondi da un'intelligenza artificiale. Ma dobbiamo chiederci che cosa siamo in grado di sopportare, perché fino ad oggi siamo stati abituati a concepire il cinema, le serie, i libri, la narrativa, la musica come un qualcosa di estremamente umano. Noi esseri umani raccontiamo storie attraverso il cinema, i libri, la musica, l'arte, in tutte le sue forme. Siamo disposti ad accettare questo cambiamento? I produttori ovviamente sì, ma solo per una questione economica, perché per loro vuol dire risparmiare soldi. Ma noi persone, siamo intenzionati ad accettare una cosa del genere? Se ci dovessero dire che Avatar 2 è stato scritto da un'intelligenza artificiale, io non farei fatica a crederci, perché lo ritengo un film scritto in maniera molto banale e non mi stupirei, ma avrebbe lo stesso successo che ha avuto sapendo che invece dietro c'è James Cameron con tutta la sua mitologia magnetica. Non lo so, dobbiamo farci molte domande. Noi cosa siamo disposti ad accettare? Sicuramente gli scrittori non sono disposti ad accettare questa cosa, perché se uno decide di fare lo scrittore per vivere è una persona che ha bisogno di dare forma alle sue idee e soprattutto ha bisogno che il mondo accetti le sue idee. Tutto questo cosa vuol dire? Non lo so, ci devo pensare. Pensateci anche voi, lasciatemi un commento, ma soprattutto fatemi sapere se volete che io vada avanti con questa storia. Potrei mettermici anche io a scrivere il frigorifero temporale. L'intelligenza artificiale mi ha steso. Dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.